specie di giornalista mondana. Viene qui di quando in quando. La Grandi Manci. Che cosa beve? Di solito una birra. Stasera un Grey Goose con oliva. Salve. Ho visto che il tuo bicchiere scendeva di livello e mi sono preso la libertà di portarti un altro martini alla mela. Grazie. E poi ho notato che tu somigli un sacco alla mia prossima fidanzata. Come ti chiami? Mi chiamano Chet. No, e non riesci a farli smettere. Sei spiritosa. Senti, Chip, lo so quanto coraggio richiede attraversare un locale simile e stabilire un rapporto basato sul niente, quindi non prenderla come un fatto personale. Lo sai che hai dei fantastici occhi. Grazie, cerca di ascoltare. Io non ho niente contro di te, solo che non sono interessata. Però grazie, è un complimento che tu ci abbia provato. Ah, figurati. Ti piace la cucina cubana? Chip, sul serio, il sottinteso non era vorrei che continuassi così. Ma tu sei sempre così chiusa e timorosa che l'uomo giusto possa farti sentire... Sentire una vera donna? Scusa il ritardo, amore, non trovavo un taxi. Com'è andata la riunione? Oh, beh, c'è stato un inizio, uno svolgimento e una fine. È stato un piacere, Chip. Altrettanto. Da un certo punto di vista è molto difficile per un uomo anche solo pensare di avvicinarsi a una donna come lei. Ma perché la cosa deve crearle un problema? Cioè, la vita è dura per tutti quanti. Beh, non se si fa attenzione. Cioè, lei invia tutti i segnali giusti. Niente orecchini, tacchi quasi spianati, capelli tirati indietro. Porta occhiali da lettura, ma non ha un libro. E beve un Grey Goose, che vuol dire che ha avuto una settimana dura e una birra non poteva bastare. E, se non fosse ancora chiaro, è sufficiente il vaffanculo che porta stampato in fronte. Perché chi può credere che esiste un uomo in grado di sedersi accanto a una donna che non conosce e seriamente interessarsi a chi è, che cosa fa, senza nessun secondo fine? Io non riesco nemmeno a immaginarmi com'è. E che cosa direbbe un tipo del genere? Beh, direbbe mi chiamo Alex Hitchens e sono un consulente. Ma a lei non interesserebbe perché probabilmente non vede l'ora che lui si tolga dai piedi. Ritenendo che pure lui è come tutti gli altri. Il che, come la vita le ha insegnato, è una virtuale certezza. Ma poi lui le chiederebbe come si chiama e che cosa fa per vivere. E lei potrebbe mandarlo al diavolo. O potrebbe dire... Mi chiamo Sara Melas, tengo la rubrica pettegolezzi sullo Standard. E allora lui farebbe tante domande intelligenti in proposito perché è seriamente, ancorché insolitamente interessato. No. No? Sarebbe interessato. Oh. Ma capirebbe che non c'è nessun modo al mondo di poterla convincere che fa sul serio. Beh, potrebbe essere spiritoso, affascinante, piacevolmente originale. Non aiuterebbe. Non è odioso quando succede così? Non direi. Probabilmente i due continuerebbero a vivere la loro vita come la vivevano prima. E penso anche che se la caverebbero. È stato un piacere conoscerti, Sara Melas. Un Grey Goose da parte del signore che è appena uscito. E per me... Beh...